presenta un amico, perché lui è venuto che aveva 16 anni a Paderno, e io frequentavo la parrocchia e quindi là ci siamo conosciuti, e poi lui è ritornato e quindi ci siamo frequentati a un livello come ci si trova da ragazzi, cioè per compagnia, per giochi, per vacanze, per tutte queste cose ludiche, non impegnative. E la decisione di fare questo gemellaggio con la città natale di Padre Metodio? Boh, l'idea era di fare qualcosa per l'Africa, comunque. E quindi perché no fare qualcosa che interessasse anche Metodio, che era un buon amico, amico anche della comunità, della parrocchia di Paderno. E quindi mi sono immaginato un qualcosa che potesse essere fattibile. Il gemellaggio non mi pareva una gran cosa, perché lo scambio culturale fatto a distanze così rilevanti era un po' difficile, insomma, pure se era più facile per noi era molto più difficile per loro. E quindi ho pensato a un patto di solidarietà nel quale il Comune di Ponzano Veneto dava delle sue prerogative, delle sue ricchezze, delle sue capacità. E la comunità di Catoma dava della sua umanità, perché mi pareva uno scambio alla pari a quel periodo e anche adesso obiettivamente. Per cui è nata questa idea, Metodio, farlo arrivare, tra l'altro in quel periodo era nominato anche vescovo ausiliario di Dar es Salaam, la città più importante della Tanzania, e quindi con l'occasione, io sono andato giù insieme a Bruno Milani alla consacrazione, gli ho proposto di fare un progetto di questo tipo. Lui, sebbene frastornato, perché l'evento che stava partecipando era notevole, mi ha detto subito di sì, che mi avrebbe messo in contatto con una comunità del suo paese natale, un'associazione, e con i quali poi mi sarei deportato, lui facendo comunque sempre da tramite a questa iniziativa. E così è nata poi l'idea, è stata concretizzata. Perfetto. Adesso Padre Metodio cosa significa ancora per Ponzano? Per Ponzano rimane comunque un amico, perché lui vedo che viene spesso, quando ha la possibilità, transita per l'Italia o anche va in Germania, va in altre parti e mette sempre mi chiede a Paderno, perché immagino un ragazzo di 16 anni sbalzato dalla famiglia a distanza di migliaia di chilometri, eccetera, trovare un focolare, comunque l'amicizia in un paese, quantunque straniero, comunque così diverso, abbia avuto un significato notevole nella sua formazione. E comunque rimane anche un'opportunità, perché è un personaggio, penso tra i primi tre di un paese grande come la Tanzania, con 40 milioni di abitanti. E quindi secondo me andrebbe colta questa opportunità. Si andava al mare, andato usati così, si andava a fare scampagnare, si andava a Jesolo, così si divertiva. E lui era molto di compagnia, pur essendo posato. Vostra età, diciamo. Ecco, lui, infatti lui ha due cerchie di amicizia, diciamo così, perché una è di 5-6 anni, superiore alla mia, che sarebbe la sua età. Cioè, ma di 48, fatto... Ma di fatto invece quelli che si trovava lì all'oratorio era della mia età, quindi lui aveva facilità di trovarci perché eravamo fisicamente là, sì. Mentre poi alla sera gli era quelli, diciamo, sì, che gli era ex della parrocchia, tipo Pieretto Pizzolon, tipo Bruno Milani, tipo quella cerchia là, insomma Zamunar, non frequentava mai da Tofola piuttosto. Sì. Chi sopportava via la sera, io portavo a mangiare, cioè io inserivo nel loro contesto. La mia amicizia verso di lui è più di tipo cameratesco. Sì, perché ti spiegavi su insieme. Sì. Però abbastanza forte, diciamo, abbastanza. Perché era un bel personaggio. Un personaggio molto intelligente. Sì, la qualità con cui un po' se, cioè te ammiri per un certo verso rispetto a... Beh, cioè la sua umanità, io riesco a stare a modo di seguirlo nei suoi discorsi, lui riesce a sintetizzare in termini umanissimi concetti enormi, è una cosa
credo grazie alla sua intelligenza, insomma.